Ciao Michelinac, buongiorno, caldo infernale, ma comunque siamo qua. Oggi un video speciale, vi prego di seguirlo fino alla fine, sarà veramente interessante. Useremo tre droni diversi per fare tre manovre e alla fine vi dirò quello che secondo me è il drone che si è comportato meglio, che ha risposto bene ai comandi. Quindi il drone che secondo me risponde meglio ai comandi. Sigla! Facciamo decollare per primo il nostro Nafi, è pronto al decollo, ecco qui, e mettiamolo da una parte, mettiamo qui, eh? Facciamo decollare adesso il Mavic Mini, e lo mettiamo accanto in overing, accanto al Parrot Nafi. Vedete comunque che anche se c'è un leggero vento, l'overing è abbastanza preciso per i nostri piccoli droni. Ma adesso tocca a lui, il Mavic Air 2. Facciamo salire piano perché deve allontanarsi un pochino, perché se va addosso anche per la turbolenza. Ed eccoli qua, tutti e tre insieme, Nafi, Mini e Parrot. Vediamo l'overing, lasciamoli qualche istante così. Mi sembra che tutte e tre si comportino bene, no? Il più stabile ovviamente non può essere che il Mavic Air 2, però insomma l'overing, niente da dire, mi sembrano tutte e tre ottimo overing. Quindi facciamoli atterrare. Prima facciamo atterrare il Mavic Mini, che è quello che sta nel centro, poi facciamo atterrare il Parrot, che è quello che invece stava all'esterno, ecco, lo posizioniamo qui, e infine ovviamente il più grosso, il Mavic Air 2, e lui lo facciamo atterrare qui nell'angolo. Quindi questa prima prova, adesso vediamo qualche altra prova in volo un po' più significativa. Cominciamo col Parrot, eccolo qua, ci robottiamo a favore di telecamera e gli facciamo fare un quadrato, quindi lo mettiamo in questo modo, è come si direbbe in intuitiva, cioè frontale rispetto alla prua davanti a noi. Andiamo avanti, di pitch, stop, yaw, destro, pitch, avanti, stop, yaw, destro, pitch, avanti, stop, yaw, destro, pitch, avanti, stop, yaw, destro. Mi sembra abbia reagito bene. Facciamo adesso la rampa, per così come si chiama in gergo, cioè una salita andando avanti, dando contemporaneamente sia il pitch che il motore. Quindi praticamente il drone sale andando avanti. Lo fermiamo. Ecco, vedete, quando si ferma c'è questa perdita di quota che spero si veda, però vabbè, che sicuramente non è una buona cosa. In questo momento non è molto stabile, vedete Parrot. Torniamo indietro, ne facciamo un'altra. Ecco la rampa, e lo fermiamo. Sì, diciamo che sicuramente nello stop, vedete che se io lascio adesso lo stick, lui ha una massa iniziale che può essere, diciamo, considerata pericolosa, per così dire. Facciamo salita e discesa per ultimo. Si prende quota, si stabilizza, si abbassa. Sì, questo direi che va bene, è stabile, e quindi parcheggiamo, per così dire, la nostra Nafi, e adesso vediamo come si comporta il Mavic Mini.
È il momento del Mavic Mini. Facciamo decollare, anche lui lo portiamo avanti e facciamo lo stesso esercizio che abbiamo visto prima. C'è un po' di vento, vedete, lui risponde inclinandosi, quindi tenta, diciamo, di opporre la forza del vento. Ci posizioniamo in prima posizione e anche con lui facciamo un quadrato, quindi in avanti, stop, io destro, stop, vedete che è un po' sfortunato perché c'è un po' di vento, stop, sta ballando molto, è vero che c'è vento ma in questo momento è molto instabile, io beh niente, lo rifacciamo perché questo non è venuto per niente bene. Diamogli un'altra chance, mettiamolo sempre in prima posizione e cominciamo il nostro quadrato, lo alziamo leggermente, quindi pitch in avanti, stop, io destro, pitch in avanti, stop, io destro, pitch in avanti, stop, io destro, l'ultimo lato del quadrato, pitch in avanti e stop, e ci rimettiamo in prima posizione. Ora facciamogli fare una rampa come abbiamo fatto col Parrot e vediamo, mettiamo nel centrale rispetto alla telecamera, portiamo leggermente indietro, ecco, e vediamo come viene questa rampa in salita, quindi scendiamo e partiamo contemporaneamente sia pitch, stiamo andando un po' a destra ma comunque non male, ecco anche lui vedete si è abbassato pericolosamente, verrebbe di dire, su quegli alberi, ha perso circa mezzo metro di quota quando io ho fermato il comando. Facciamo la rampa all'indietro, quindi sempre contemporaneamente pitch e motore. Beh, direi che qui si è comportato meglio della Nafi. Bene, abbiamo completato l'esercizio, facciamo adesso la salita e la discesa per vedere se ci sono perdite di quota significative. Direi di no, direi che anche lui una volta stoppato va bene, quindi adesso niente, andiamo al Mavic Air, parcheggiamo il nostro Mini e andiamo sul Mavic Air e partiamo con lui, l'Air, il bestione, eccolo qua. Beh, il rumore già fa capire che stiamo parlando di un altro drone, lo mettiamo qui e lo portiamo anche lui in prima posizione, anche lui dovrà fare il suo bel quadrato, quindi lo mettiamo piano piano in prima posizione e vediamo, pitch in avanti, stop, io destro, pitch in avanti, stop, io destro, pitch in avanti, stop, io destro, pitch in avanti e stop. Beh, ovviamente l'ho fatto alla perfezione, soprattutto vi dico, voi non potete ovviamente sentirlo, ma la risposta ai comandi è superiore, secondo me. Però vediamo, adesso facciamo la rampa, lo abbassiamo un po' e facciamo la rampa molto lenta, vediamo proprio la sensibilità di questo drone. Vedete come c'è un po' di vento da destra, ma lui come sale in maniera molto molto precisa e soprattutto, vedete, si ferma sicuramente con un altro tipo di efficienza, per così dire. Facciamo adesso la rampa scendere, quindi lo portiamo indietro sempre lentamente come abbiamo fatto prima. C'è anche il vento che si è alzato, ma lui come niente fosse. Ed eccolo qua. Beh, adesso il vento è forte, lo vedete come sta, si sta, come dire, come sta reagendo alle folate. Facciamo l'ultimo esercizio, per così dire, salita e discesa. Andiamo un po' più lontano, scende, sale. Questo abbiamo visto anche l'altro giorno. Non ci sono perdite di quote di nessun tipo.
dove rimane lì dove l'abbiamo messa. Bene, parcheggiamo anche il nostro Mavic Air e ci vediamo per le conclusioni finali. Amici di Nike, che dire, ecco qua, prova finita. Il sole è impietoso, ma ce la faremo. Mavic Mini, Spado, Tanafi, Mavic Air 2. Chi vincerà? Qualcuno potrà dire che non sono confronti fattibili. 250 grammi, 320 grammi, 570 grammi. È chiaro, la stabilità di questo drone non è paragonabile a quella del Mavic Mini e neanche a quella del Parrot Tanafi. Però abbiamo un'informazione in più, secondo me, oggi. Ed è quello che volevo fare io, cioè la sensibilità, il controllo sullo stick, che secondo me è un elemento fondamentale per pilotare bene un drone, specie in spazi piccoli come sono quelli che abbiamo utilizzato oggi, che servono secondo me per imparare, cioè senza andare lontano, tanto lontano viene tutto facile, e quando si è vicino che diventa difficile. E qui non c'è stata partita. Mavic Air 2 è fantastico, risponde in un modo assolutamente insuperabile. Mavic Mini secondo me, anche lui risponde bene, ma chiaramente la leggerezza gli dà qualche momento di stabilità in meno. Ultimo, il mio preferito fino ad oggi, Parrot Tanafi. Per me è un grande drone, soprattutto per il sistema della telecamera, ma oggi devo dire ha dato dei problemi. Non so se c'è successo qualcosa. Devo dire, ieri ho configurato IMU, tutto quanto, l'ho aggiornato, quindi non riesco a spiegarmelo. Ma devo dire, per me oggi ne esce duramente sconfitto. Cioè l'ho controllato molto meglio sia il DJI Mavic Air 2 che il Mavic Mini. Lui sicuramente ha avuto qualche problema. Amici Nike, che dire, spero vi sia piaciuto, è stata una prova secondo me interessante. Prima di lasciarvi volevo farvi vedere una cosa. Eccolo qua, non è una, come dire, non è una marchetta a Manfrotto, certamente non ne ha bisogno, come dire, non ho certo bisogno delle mie presentazioni, però volevo farvelo vedere. È uno zaino che ho comprato settimana scorsa. C'entrano dentro due droni, il Mavic Air, il Mavic Mini, una macchina fotografica come la Sony A6400 che sta registrando in questo momento e un sacco di altri accessori. Ve lo consiglio alla grande perché veramente, secondo me, uno zaino veramente molto molto utile. Ovviamente, vi ripeto, la Manfrotto non è che mi sponsorizza, quindi lo dico proprio semplicemente per darvi, se volete, un contributo. Amici di DroneArc, anche per oggi è tutto. Vi ringrazio, vado a casa perché fra un po' mi cuocio. Io non soffro molto il caldo, ma oggi devo dire comincia a picchiare. Ma soprattutto sono circondato da moscerini che prima o poi me ne mangio uno. Vi ringrazio di seguire il canale, siete 2100 e non so quanti iscritti. Per me è un grande risultato. Naturalmente attivate la campanellina qui sotto se volete rimanere sempre aggiornati. Iscrivetevi al canale, lasciate commenti, vi prego, perché così so cosa vi interessa di più e se vi interessano dei video particolari che io posso fare per voi. Vi ringrazio, ci vediamo la prossima settimana. Ciao da DroneArc!